Chaos Engine è uno sparatutto con qualche elemento RPG, pubblicato nel marzo del 1993 da Renegade Software e sviluppato dai mitici Bitmap Brothers. Uscito originariamente per Amiga 500, il gioco fu poi convertito per le piattaforme maggiori dell'epoca, Atari ST, Super NES e Mega Drive. Chaos Engine, rinominato Soldier of Fortune nel mercato americano, ci catapulta in un'Inghilterra vittoriana molto diversa da quella che normalmente conosciamo. Retroingegnerizzando un dispositivo temporale accidentalmente perduto da un crononauta venuto da un lontanissimo futuro, il barone Fortescue, brillante scienziato al servizio della Royal Society, crea un infernale macchinario, la Chaos Engine appunto, capace di stravolgere il tessuto stesso dello spazio-tempo. Molto tempo dopo, i perniciosi effetti del macchinario cominciano a farsi vedere. Strane creature appaiono ovunque, mostri inimmaginabili minacciano le popolazioni delle città e delle campagne. La situazione precipita in tutto il Regno Unito. Le isole britanniche sono tagliate fuori dal resto d'Europa e ogni nave che tenti avvicinarsi alle coste inglesi viene attaccata e quasi sempre distrutta. La famiglia reale viene evacuata oltreoceano e i pochi profughi che riescono a fuggire dalle isole ormai maledette raccontano al mondo storie raccapriccianti di mostri e creature spaventose. L'impero britannico, privato della madre patria, rischia di collassare. In questo scenario apocalittico richiama in Inghilterra bande di avventurieri e mercenari, decisi di cercare di sistemare la faccenda dietro compenso reale. E noi impersoneremo appunto uno di questi mercenari. I personaggi selezionabili in Chaos Engine sono 6, ognuno con caratteristiche, armi ed equipaggiamento differenti. Troviamo i classici tank, come il marinaio o il tog, il teppista per dire, più lenti e impacciati, ma con maggiore resistenza e con una smisurata potenza di fuoco, delle classi tuttofari, ovvero il brigante e il mercenario, con statistiche e armamenti della media, e quelli che potremmo definire di supporto, veloci, deboli, ma con un equipaggiamento curativo, ovvero il gentleman e il prete, in alcune versioni però rinominato scienziato per non incorrere in polemiche con la chiesa. Il gioco consiste nel farsi strada attraverso livelli con visuale isometrica, sparando all'impazzata ai vari mostri, risolvendo semplici enigmi ambientali, in genere che richiedono il ritrovamento di una chiave o l'attivazione di uno o più pulsanti, in modo da poter proseguire nella nostra avventura. I personaggi selezionabili per partita saranno sempre 2. Chaos Engine, infatti, dà il meglio se giocato assieme ad un amico, in mancanza del quale, però, potremo affidare il nostro compagno all'intelligenza del computer. L'intelligenza artificiale che controlla il secondo personaggio è estremamente ben sviluppata per un gioco di quel periodo, infatti, facendo agire coerentemente il nostro compagno a seconda delle situazioni e non trattandolo semplicemente come un normale pod da sparatutto. Alla fine di ogni livello riceveremo dei punti con i quali potremo incrementare le statistiche del nostro e del nostro compagno. Il costo di queste migliorie è determinato anche in base alla classe di riferimento. La grafica è in puro stile Bitmap Brothers, pulita, colorata e con quel look metallico che contraddistingueva da sempre i prodotti di questa software house. E anche il sonoro si dimostra di un altissimo livello, con musiche la cui realizzazione venne affidata ad ottimi compositori, che crearono un mix di stili adattissimo all'atmosfera del gioco. Chaos Engine è stato un vero e proprio capolavoro. Alla sua uscita, tutte le maggiori testate dell'epoca lo presentarono come il miglior gioco del periodo, e ha ragione probabilmente, facendo guadagnare al titolo una valanga di premi e di riconoscimenti. All'epoca, con internet ancora da venire, ogni giocatore pendeva letteralmente dalle labbra di queste riviste, e non c'erano a disposizione video di gameplay o demo varie per capire l'effettiva bontà di un titolo. Ci si fidava e si sperava sempre in bene. E con Chaos Engine, tutte le promesse vennero mantenute, e alla grande, ma veramente alla grande, davvero. Che bei tempi che erano.